Io sono nato 3 mesi prima che Mussolini rendesse ente di Stato, ente pubblico, l'istituto Liri, che era già stata fondata precedentemente, qualche 2 anni prima, da Benedice. E si racconta che quando il ministro Jung ha portato a Mussolini il decreto da firmare, lui ha detto, Harry Levy ha detto, quando ci libereremo da questo convalescenziario? Franco De Benedetti ha presentato al 100 Congressi dell'Unione Industriale Scegliere i vincitori, salvare i perdenti, pubblicato con Marsilio. Ecco, signor De Benedetti, io qui vedo un sottotitolo già provocatorio, l'insana idea della politica industriale. Quindi parte già in copertina con come dire, con una contestazione, se vogliamo. Sì, perché vede, il titolo è intendente come che deve, non dico così, tirare l'attenzione e prestarsi quindi anche a 2 letture differenti, perché uno legge quel titolo e dice, beh, scegliere il vincitore, beh, sì, bella idea, salvare i perdenti, beh, si capisce, è una cosa meritoria, però non è così, è che la tesi del libro è che, e credo di averla dimostrata abbastanza bene, è che la politica industriale consiste proprio in questo, che qualcuno, il governo, il potere pubblico, si arroga la capacità di essere, e quindi si concede il diritto, di scegliere quali sono le imprese, i settori industriali, le tecnologie che saranno vincenti. In questo modo pensa di potersi sostituire vantaggiosamente, o perlomeno non svantaggiosamente, al mercato, alle migliaia, miliardi di interazioni tra gli individui che sono quelli che costituiscono, che con le loro decisioni fanno sì che il mercato funzioni. E questa sostituzione porta di solito a cattivi risultati, per cui poi il governo si trova a dover salvare i perdenti. Ecco, quindi una contrapposizione, qui c'è un gioco di contrapposizione tra il pubblico e il privato, ma io ho avuto una sensazione assistendo al dibattito che si è appena tenuto. Ultimamente c'è la percezione da parte del cittadino comune che il pubblico e il privato si compenetrino un pochino. No, vede, non è una questione pubblico-privato, è una questione di modo di decidere, modo di scegliere. Cioè, il privato sceglie automaticamente perché è sul mercato. Il pubblico deve decidere dove allocare il denaro pubblico. E quindi questo, che è il denaro poi dei privati, perché il Certo. pubblico non ha denaro proprio. Ecco, questo è un modo di procedere, è un modo di decidere diverso, è un modo di dare degli obiettivi diversi. Per esempio, l'obiettivo classico delle aziende pubbliche, sulla quale poi, che ha poi alla fine determinato anche gli inconvenienti che conosciamo, è stato, ma l'azienda pubblica che obiettivo ha? Ha l'obiettivo di guadagnare, di fare delle buone macchine, di vendere, di avere una buona quota di vendita, di fare qualche cosa che è bene accetto al consumatore, oppure deve fare delle altre cose, per esempio creare lavoro, per esempio ridurre la disoccupazione. Perfetto ridurre la disoccupazione, ma un conto è se la risolve un'impresa che è sul mercato e che quindi vive sul mercato, o un'impresa che dice che ha questo doppio obiettivo. Noi la ringraziamo e le auguriamo una diffusione enorme. È già la seconda edizione, no, di questo Sì, siamo già volume. alla seconda Quindi è edizione. andata No, ma sta andando molto abbastanza bene. È bene, andata grazie. molto bene. Grazie, ingegnere. Buonasera, Buonasera. grazie, grazie.